Salve amiche ed amici di Doble Plus ed anche amiche ed amici che mi seguite in YouTube. Qui il vostro Santen Chan, contento che finalmente all'ottava volta sono riusciti dal centro di assistenza a ripararmi il tablet, perché mi è più facile filmarmi col tablet e caricare in Google Plus. Comunque faccio questo video, casareccio, come molti dei miei video in YouTube, per dire che a me Facebook mi ha scocciato. Infatti non riesco a entrare nel mio account Gabriele Ezechiel perché ogni tanto, ogni anno fanno delle verifiche di profilo, che l'identità sia corretta, che non sia un bot che lo usa. Allora ti devono fare riconoscere i tuoi contatti e se tu indovini ti ridanno il profilo. Io mi chiedo, io ho 1000 contatti in Facebook perché forse ce l'ho quel Facebook dal 2006 e quindi sono 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, sono 9 anni che ho quel Facebook. Contatti vanno, contatti vengono, tanti contatti vanno e vengono. E chi se li ricorda? Poi io a volte le persone che conosco di persona fisicamente, a volte non riesco a ricordare il loro nome. Figuriamoci i contatti di Facebook, che poi ogni volta che qualcuno ti richiede la tua amicizia in Facebook, Facebook ti esorta. Tu conosci di persona questa persona? Questo contatto, questa amicizia, perché se no sospendiamo il tuo account. Ma se uno si iscrive a Facebook proprio per conoscere gente, come può conoscerla fuori da Facebook? Allora devi dire no, io la conosco in internet. Anzi, a dire la verità, se ti sollecitano il contatto, neanche la conosci. Vabbè, allora a me Facebook non mi piace più di tanto, perché da quando c'è Google Plus, Facebook è rimasto obsolescente. C'è un menu troppo grande di opzioni, è lento, nel tablet non funziona bene Facebook, funziona meglio Google Plus. Poi sto più tempo in Instagram, però adesso voglio ritornare in Google Plus perché ho il tablet e perché il cellulare che avevo, che ho, Galaxy Young 5360 della Samsung, già non fa vedere le foto e i video di Google Plus. Allora, con questo vecchio cellulare non riesco a stare né in Facebook né in Google Plus. Ma adesso che ho finalmente da qualche giorno il tablet di nuovo funzionando, perché non gli funzionava il microfono, io voglio frequentare di più Google Plus. E vi annuncio, tutti quelli che mi conoscono, tutte quelle persone, quelle donne e uomini che mi conoscono da Facebook, che io in Facebook non ci ritorno più. Quindi o mi contattate in Google Plus, o se no, fa niente. Comunque io sto molto tempo al giorno permanentemente in Instagram, che carico tutorial di gastronomia. Beh, non voglio fare video troppo pesante perché se no il tablet lo carica in un mucchio di tempo. Poi devo fare delle chiamate telefoniche perché non tutta la gente sta connettata. Beh, allora questo è stato un mio video per Google Plus, ne ho fatti pochi, ne dovrò fare di più perché li faccio per YouTube generalmente, ma questo è un comunicato ai miei contatti, poi lo dovrò fare in altri idiomi. Anche se mi seguono persone che non parlano né inglese né italiano, non so in che parlerò. Però voglio ritornare a frequentare Google Plus, è una forza. Io lo preferisco a Facebook. Facebook non si fida della tua identità perché vuole venderla. Invece Google Plus ti vende servizi, quindi tu ti puoi iscrivere con l'identità che vuoi. Poi, siccome io carico foto e video, l'identità la possono sempre corroborare. Beh, allora vi saluto a tutte e tutti, mi raccomando guardate i miei video nel mio canale di YouTube Santen Chan,
fra poco caricherò altri video, seguitemi in Instagram. Beh, non ho più caricato dei tutorial di gastronomia in Google Plus perché lo faccio in Instagram, perché ci avrei più di 3.000 foto, ma tutte insieme non le riuscirò a caricare. Allora, ci vediamo, forse caricherò qualche tutorial di gastronomia in Google Plus. Però ecco, vi volevo dire questo, che io in Facebook non c'entro più. Mi hanno scocciato con queste verifiche di usuario. In Google Plus non mi hanno mai creato problemi. E spero che non me ne creeranno mai. Grazie di tutto, arrivederci. Dal vostro Santen Chan. E guardatevi i miei video, tutti, sono 500 in YouTube. Ciao. Saluti a Laura Piccino e a tutte le altre persone che mi seguono da YouTube e da Google Plus. Ciao.